Massimo Canta, complimenti. Prima di parlare di te, parlando della partita, abbiamo visto un primo tempo veramente in cui ci siamo divertiti, avete veramente fatto una grande prestazione, grande compattezza, grande attenzione. Che cosa ci voleva per fare una partita del genere, un grande primo tempo? Ma oggi dovevamo fare quello perché non c'era altra soluzione. Come ho detto prima, bisognava fare risultati a tutti i costi, bisognava vincere e bisognava interpretarla così la partita come abbiamo fatto. E come sono d'accordo con te, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi il secondo magari ci sta che siamo calati un po', no? Perché ci sta che possiamo mettere anche un po' di paura quando prendi gol, perché in un periodo del genere non è mai facile. Però poi l'abbiamo tenuto in piedi bene e l'abbiamo portato a casa, che era la cosa più importante. Ecco, nel secondo tempo tu hai detto che magari è subentrata paura, quindi solo paura della sofferenza oppure anche un calo fisico perché avete speso veramente tanto Ma può nel primo tempo? essere, perché comunque abbiamo corso molto, però penso che la squadra ha retto bene sotto ogni punto di vista. Però è normale, no? Quando mancano pochi minuti alla fine, sei in vantaggio di un gol, anche senza farlo apposta, le partite ci sta che si possano mettere così e che la squadra che è sotto attacca, però ci abbiamo difeso bene, concedendo quasi niente alla Triestina. E quindi siamo contenti della partita che abbiamo fatto, ecco. Parlando di te invece, quest'anno sembra che veramente ti riesca tutto, no? Comunque dei gran gol, veramente mai banali, grande presenza anche in campo, quindi non ci sono magari momenti in cui ti si perdeva a un certo punto della partita, però tu sei sempre nella partita e stai dimostrando un grande campionato, meriti veramente i migliori successi. Che cosa è cambiato in te quest'anno proprio? Ah, Qualcosa è successo, no? qualcosa è successo sicuramente. Ti dico, secondo me devo essere ancora più bravo a dare più continuità ancora alle mie prestazioni, che a volte calo un po' e tendo ad accontentarmi qualche volta, no? E questo, diciamo così, a me lo sto facendo meno, voglio sempre di più, voglio fare sempre meglio. Sinceramente i numeri non li guardo, 8, 9, 10 gol, non è una cosa che mi interessa, penso solo a far bene. E quindi mi auguro di continuare così perché la stagione è ancora lunga e adesso arriva un momento molto importante della stagione e spero di farlo al meglio.